Allora ragazzi, appena terminata la partita dell'Inter, l'Inter ha vinto 2-0, un primo tempo da film horror dell'Inter, ha giocato meglio il Benevento ed è tutto dire, cioè oddio, ha giocato meglio il Benevento quasi pure contro la Roma, quindi è meglio che sto zitto, però all'infuori di questo il Benevento mi dispiace molto che sta in questa situazione di classifica e che i calciatori sono arrivati adesso, perché è veramente una bella squadra, cioè è bella da vedere da fuori. Capisco che i punti sono quelli che sono, la classifica è quella che è, però ragazzi, è forza e coraggio, almeno vi divertite fino alla fine dell'anno. Detto questo, l'Inter è in primo tempo veramente brutta, in psicosi totale, non so cosa è successo. Ho sentito dire del gossip e altre cose varie, forse ci farò un video a parte, ma sicuramente è successo qualcosa nello spogliatoio tra i giocatori, perché quando è così che non si perde questa fiducia, è successo veramente qualcosa. Nel secondo tempo poi tra l'altro l'Inter ha trovato il vantaggio su un bel gol di colpo di testa di Skriniar che va contro il fantacalcio, grandissimo Skriniar, e un altro ancora più bel colpo di testa di Ranocchia, mi continuo a mettere a fuoco. Detto questo qui, la partita è stata evidentemente condizionata da un grave errore arbitrale, ma soprattutto un errore del VAR, perché non c'è modo di non vedere un fallo da rigore che era solare per il Benevento. È stato dato sul punteggio di 0-0. Penso che in questo frangente Ranocchia non fosse ancora ammonito. Sta di fatto che, vediamo le immagini, c'è Cataldi che entra in area con due tocchi di suola anche molto elegante, fa un tunnel clamoroso a Ranocchia che lascia la gamba piantata a terra. Cataldi viene steso da Ranocchia sostanzialmente e gli colpisce la gamba destra, che è la gamba che dovrebbe andare a fare il passo successivo, e quindi questo ragazzi è calcio di rigore ineccepibile. Per me l'unica cosa che si può dire a discolpa dell'arbitro, che probabilmente dalla sua prospettiva Cataldi si pone lateralmente di spalla per andare ad impattare Ranocchia, e forse questo l'ha tratto in inganno, perché se vuoi continuare a fare il passo con la sinistra si può fare, vedete le immagini da dietro, lui si pone con la testa per andare a impattare, è pur vero che però a velocità se vai ad impattare col ginocchio dell'avversario tendi a cercare di evitarlo e non di andarci con la coscia frontalmente. Quindi secondo me il rigore ragazzi è solare soprattutto con le immagini. Non capisco sinceramente il VAR, come l'assistente del VAR, come non possa aver neanche richiamato l'attenzione dell'arbitro, perché non è stata richiamata l'attenzione dell'arbitro. Sapete che il silent check funziona costantemente, nel senso che c'è una visione costante delle immagini di qualsiasi cosa succede sul campo di calcio, e dopodiché l'assistente del VAR, qualora ritenga che c'è un errore grave da parte dell'arbitro, richiama la sua attenzione e gli manda insomma le immagini sul video, ed è quello che vediamo sostanzialmente sempre, l'arbitro va a vedere il video, no? Con questo segno. In questo caso non è stato fatto nulla, sinceramente non capisco come non sia stata richiamata l'attenzione dell'arbitro. Credo che l'assistente del VAR sarà sanzionato, perché questo è un errore molto grave. Detto questo, ripeto, Ranocchia credo non fosse ammonito, quindi non credo sarebbe stato espulso in questa situazione. Questo è tutto ragazzi, fatemi sapere che cosa pensate voi della partita, ma soprattutto di questo episodio, arbitrale, meglio del VAR. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se non vi è piaciuto e siete interisti lasciate comunque un like, perché siete comunque interessati al video. Se non vi è piaciuto e non siete interisti mettete un dislike. Ad ogni modo iscrivetevi al canale, mi raccomando, ciao Tattico, ciao a tutti quanti, grazie per l'attenzione.